Altro che San Valentino e la festa degli innamorati. Oggi facciamo memoria di Santa Maria Maddalena, che è l'immagine più bella dell'anima innamorata di nostro Signore Gesù Cristo. E non per quelle stupidaggini scritte da Dan Brown in un romanzo purtroppo famoso di qualche anno fa, ma perché Santa Maria Maddalena ha conosciuto l'amore. E non è possibile che chi ha conosciuto l'amore di Gesù Cristo nella propria vita, il suo perdono gratuito, non si innamori perdutamente di lui. Maria Maddalena ha conosciuto Gesù Cristo e il suo amore. Per questo aveva dentro un amore invincibile che, a differenza degli apostoli, neppure lo scandalo della croce, della morte del suo Signore, del suo amato, aveva potuto spegnere. Come recita il Cantico dei Cantici, neppure le grandi acque possono spegnere l'amore. Cioè, neppure le situazioni più difficili, più terribili, più dolorose possono spegnere l'amore che Gesù Cristo innesca nel cuore di una persona. Un amore testardo che ha condotto Maria Maddalena a piangere davanti alla tomba di Cristo. E quando incontra la tomba vuota e non trova il suo Signore, come la sposa del Cantico dei Cantici, comincia a cercarlo. Ma è una ricerca ancora troppo carnale, troppo passionale, troppo terrena. Per questo non riconosce il Signore risorto che appare davanti a lei. Il Signore risorto appare anche nella nostra vita. A te che oggi forse sei come Maria Maddalena, inconsolabile perché hai perduto l'oggetto del tuo amore, o forse perché non l'hai mai conosciuto veramente, perché hai dato il tuo affetto a relazioni tossiche, a oggetti, a idoli dai quali non hai avuto nulla se non sofferenze. E tutto ciò che oggi ti rende triste, frustrato, arido, nasconde il desiderio profondo del tuo cuore, identico a quello di Maria Maddalena, di trovare lo sposo della tua anima, di trovare il tuo Signore, perché quasi sicuramente anche tu, come Maria Maddalena, lo stai cercando nel posto sbagliato, in una tomba, cioè nella tomba della tua speranza. No, oggi Maria Maddalena viene a te, viene a me e ci chiama a conversione, cioè ad ascoltare anche noi la voce dello sposo, la voce dell'amato, la voce di Cristo che viene alla tua vita e ti chiama per nome: Maria, Giuseppe, Antonello, Francesca. E come è stato per Maria Maddalena, così anche per te, nell'ascoltare dalla bocca del Signore il tuo nome, che risuona nella Chiesa quando il Vangelo è predicato, quando arriva a te la buona notizia che Gesù Cristo ha vinto la morte per perdonare i tuoi peccati. Anche il tuo cuore si dilaterà all'infinito, come il cuore di Maria Maddalena. Allora coraggio, perché amati da Cristo ci innamoreremo ogni giorno di più di Lui, perché sapremo riconoscere in chi c'è accanto Cristo stesso.